Inevitabilmente io finisco sempre così. Ben approdati nuovamente sul mio canale! Martedì, il martedì delle Makeups Angels! Continua la serie dei Fantastici 4 che vedo vi sta piacendo davvero tanto. E questo forse è uno degli episodi che vi piacerà di più, perché siamo arrivati alle palette. Ok. E non dimenticate di andare a trovare anche la Betty e la Stefania nei loro canali. Giù nell'info box trovate i link diretti per avere ancora una più ampia panoramica di palette con i superpoteri. Ma ora, visto che, come tutte voi avete capito, barerò alla grande, la quantità di palette è enorme, andiamo a incominciare. Stefania mi perdonerà, spero, per questa tregenda, ma credo di essermele sistemate in modo da rientrarci comunque, da sfangarmela. Almeno spero. Allora, cominciamo con una palette che avete già visto nel video precedente, quindi non vado troppo nel dettaglio e vi parlo di questa coppia, la coppia che scoppia, la Sonnet Vibes di Urban Decay, che è una palette che è stata sottovalutatissima, ma io vi assicuro, gente, che è una palette che va assolutamente presa, assolutamente presa. Perché questa texture di ombretti io non l'ho mai vista né veduta. Hanno una riflettenza incredibile data dall'infusione di microscopiche pagliuzze di pietre e minerali sfaccettatissimi. Guardate che roba, io mo li swatcheggio qua, ed ogni colore ha talmente tanti riflessi che veramente all'interno di ogni colore c'è un range di altre pearlescenze variopinte e sono sovrapponibili l'uno sull'altro per ottenere nuove sfumature, quindi anche solo per questi vanno presi, perché questa è una texture con i superpoteri, gente. In più è comunque una palette che funziona da sé, è autonoma, perché abbiamo uno scuro per intensificare, due transizioni differenti e il panna per andare a creare il punto luce nell'arco sopraccigliare, quindi autonoma, texture super innovative con i superpoteri, cioè che aspettate, sta anche in sconto a 37 euro da Sephora, da 57 che veniva, come vi ho detto anche nell'altro video, mentre invece la piccolina, stesse identiche caratteristiche, intenso, transizione, color panna, e queste texture sono le medesime, quindi texture con i superpoteri, wow, favolose, e questa sta a 18 euro da 32, da non farsi assolutamente scappare, perché questa è una palette veramente eterna, eterno brillio. E qui mi sfodero l'artiglieria pesante, perché tiro fuori Pat McGrath. Questa è una palette che in video mi avete visto lavorare forse due o tre volte al massimo, perché mi rendo conto che è una palette dal costo veramente alto, pur essendo diciamo a un prezzo più abbordabile rispetto alle classiche Pat McGrath, che stanno sui 120 euro. Questa mi sembra sta sui 90 euro sul sito di Pat McGrath. E su Sephora sempre a 125 l'hanno messa, io non mi spiego ancora il perché. Le Pat McGrath solide con quel pack di un certo tipo, eccetera, stanno 125 euro e anche sul sito di Pat McGrath. Questa sul sito di Pat McGrath viene meno, anche lei contenta di aver potuto ridurre il costo ammortizzando sul pack. Su Sephora sa, beccamo lo stesso prezzo, si sa. Anche questo è un super potere. Però, a parte ciò, è una palette semplicemente spettacolare. Ognuna di queste cialde ha un super potere. Sono cialde che, guardate, questa diventa un borgogna, poi diventa un verde e poi diventa un grigio, cioè con questa palette anche i colori tra di loro sono miscelabili, sovrapponibili, si sfumano in un attimo.
Certo, mi direte, questa non è una palette autonoma, non è una palette che funziona da sola perché rischiate di trovarvi sempre sullo stesso range, visto che gli unici colori per andare a fare transizione ed intensificare sono sulle tonalità del marrone borgogna. Quindi restate sempre fermi sullo stesso punto, per cui vicino ci vuole comunque una palette che vi dia la possibilità di far virare il look in altre direzioni. Il suo superpotere sta nelle texture specialissime realizzate da Pat McGrath e qui c'è praticamente una raccolta di tutte le sue texture più speciali in assoluto. Tenete d'occhio il sito di Pat McGrath durante i saldi perché a volte a matta fa certi sconti niente male e magari capace che va cuccate pure a 60 euro. Quindi a un prezzo del genere, sbabeum, già comunque a 90 euro secondo me è un affarone perché questa proprio la vita. Vi swatcho giusto qualcosa. Ah, Madonna. Questo oro giallissimo, scusate. Cioè, io non so, non riesco a capire. Pat McGrath, queste cacchio di texture, come le fa? Questo, cioè, guardate. Lo scarabeo, così a borgogna. Lo avvicino, diventa rame con la luce che ci batte. Questo di qua. Proviamo a swatchare? Ma sì, dai, lo faccio qua sopra perché tanto so che se lo swatcho dalle altre parti non va. Non aggiungo altro, lascio parlare gli swatch. Superpower palette. Cioè, io già sto andando lunghissima, non ho idea, questo video verrà una quaresima. Comunque, non so se avete notato, oggi mi paro una matta scappata da un manicomio in fiamme. In più, ho tentato di fare le sopracciglia stile Sobrows, solo che c'avevo solamente la cera per ciglia, cioè, sì, per ciglia, la cera per sopracciglia di MAC, quindi voglio comprare il Sobrow di Essence, ma non si trova da nessuna parte, gente, è andato sold out. Finalmente ci sale un po' di low cost e bam! Carmi MUA, penso una delle cose più belle che lui abbia mai realizzato nella sua vita, questa palette fantastica. Io vi posso dire che non ho mai avuto problemi con nessuno di questi ombretti, dai matte agli shimmer. Questi sono semplicemente un godimento ogni volta che li utilizzo, perché cioè questo. Guardate che roba, gente, ma la specchiatura, ne vogliamo parlare? Questi sono i resti ancora di Pat McGrath, cioè state vedendo l'oro come ancora insiste e persiste, incarognito? Guardate lì, cioè se io lo swatcho, mi rifà lo swatch. Vabbè, lasciamo perdere Pat McGrath e swatchiamo invece magari l'oro di Carmi, che pure questo però butto via. E qui ci mettiamo questo sbabeum. Vabbè, io non dico altro e sono semplicemente meravigliosi. Sono colori ovviamente che non hanno una base satura a parte l'oro, però hanno una luminosità, una riflettenza, una cremosità, una sovrapponibilità, una sfumabilità. Bingo, bingo totale. L'unico colore che va data un po' d'attenzione perché è sempre la stessa tonalità, gente. Questo borgogna marroncino. Soltanto un po' di attenzione. Anche questo è The Nars, eh? Lo stesso, ho dovuto avere quel pochino di attenzione. Tap tap tap, si sfuma delicatamente e boom, viene una bellezza. Questo, idem. Bomba di palette. Un'altra Revolution. Questa è della collezione natalizia di quest'anno, edizione limitata. Io spero che ci sia ancora. Di solito sul sito di Revolution le collezioni limitate rimangono anche per 2-3 anni a seguire, quindi andate a vedere sul sito di Revolution sia quello inglese che quello italiano, perché c'è anche il sito italiano su Pink Panda, non credo sia più reperibile, ma potete comunque dare un'occhiata. Io non l'ho più cercata perché tanto ce l'ho. E ce l'ho grazie a Mixue. Un bacio enorme, tesoro, che mi hai fatto questo bellissimo regalo natalizio. E questa è una palette stupenda, una di quelle palette on the go di make-up sia da tutti i giorni che da grand soirée, perché con tutte queste texture glitterate che ci sono, allora questa c'ha proprio un
quartz, è veramente quartz, c'ha proprio un effetto bagnatissimo alla Huda che è qualcosa di inverosimile, con tutti questi micro glitterini sull'azzurro, mamma mia che cosa non è. E questi sono tutti glitter, ma glitter proprio pigmento, glitter pressato, bomba, luce spaziale. Questa la potete utilizzare per look di tutti i giorni, la potete utilizzare per look naturali. Dentro c'è tutto, transizioni di tutti i generi, intensi di tutti i generi, color panna per poter andare ad illuminare, colori luminosissimi, glitter, c'è tutto qua, c'è tutto, semplicemente tutto, tutto per fare dei look dal super glamour, super extra, quotidiano, make-up, no make-up, sulle tonalità naturali. E funziona da Dio. 11,99 euro e passa la paura. E te godi la natura. Che c'entra, non si sa, però mi è uscita così, volevo fare rima. Torniamo all'high end. E potevo io non mettervi queste due. Uno, la Soft Glam, penso la palette più bella, versatile, performante, utile che Anastasia abbia mai fatto. Questa io la considero la palette nude per eccellenza. C'è tutto quello che serve. C'è un nero, c'è un marrone scuro, transizioni tra calde e più neutre. Shimmer di tutte le tipologie per poter andare a fare diversi tipi di look naturali. Un bel panna per andare ad illuminare. Questa c'è tutto. Ci truccate più o meno chiunque. Ci fate qualunque tipo di look, io me la porto per lavoro, per cui, e questa è una di quelle palette da ricomprare all'infinito, quando finisce si ricompra, mai senza. E poi, la qualità degli ombretti di Anastasia, ne vogliamo parlare. Payoff immediato pazzesco, kickback in cialda, ma rarissimamente fallout. Se ben gestito, vi consente di realizzare look in 3, 2, 1. Davvero. La sfumabilità altissima, se sfumano praticamente da soli, li prendi e fai sfumate, ed è fatto. Adoro Anastasia. Che si è vista. Ovviamente ci abbiamo anche la Amrazy. La Amrazy, la palette che sono stata indecisa fino all'ultimo se prendere, poi l'ho presa e l'ho amata follemente. Perché qua dentro c'è radunato il meglio di tutte le migliori palette di Anastasia. Ci sono dei pop di colore pazzeschissimi, ci sono dei bellissimi matte per look naturali, ci sono dei bellissimi shimmer eleganti, c'è lui che è l'ombretto più bello del pianeta Terra, e quando finisce questo io mi sparo, gente, perché ve lo dico, mi sparo, eccolo qua su. Cioè, con riflettenze tra il turchese, l'oro e il platino. Come faccio a stare senza barb? Scusatemi. Ci sono dei glitter bellissimi. Questa ve la portate e fate qualunque cosa. Qualunque cosa vi salti in mente. Look colorati, look pazzi, look extra, look quotidiani, neutrali. Quello che volete. E la qualità è quella di Anastasia, gente. Super top. Vabbè. Adesso veniamo ad un'altra palette tra le low cost con cui veramente avete tutto. Con questo non avete bisogno di avere nessun'altra palette nella vostra collection. Bam, c'è tutto. C'è tutto qui, gente, colori naturali, colori shimmer, abbiamo i glitter, abbiamo i colori pazzi, le tonalità fredde, le tonalità calde, i verdi, i blu, i viola, qualunque cosa, l'oro, l'arancio, c'è tutto. E queste sono tutte texture cremose, cremose, sfumabilissime, sottili, sovrapponibili, miscelabili fra di loro, sovrapponibili fra di loro. Me l'avete visto usare tantissime volte, ma avete visto fare una marea di look con questa e ognuno è stato uno spettacolo.
Se volete una palette che vi fa tutto, avere tutto solo in una palette, eccola qua. L'unico problema è che è molto grande, quindi magari è un po' complicato a portarsela in vacanza. Però se veramente non volete portare altro, lei. E credo che su un Pin Panda ci sia ancora, così come sicuramente la trovate su Revolution. Non so se andarvi a swatchare cose, perché comunque l'ho fatto già tantissime volte. E vabbè, giusto così, questi due, cioè, ma quanto sono belli. Eccoli qui, questo è quello che vi dico quando vi dico che sono sottili e poi stratificabili. Ora io lo vado a stratificare e bam, si intensifica, vedete? Lo facciamo anche con l'azzurro. E lentamente si intensifica e potete continuare fino a raggiungere la luminosità desiderata, così come sono super super sfumabili. Voilà. Vabbè, qua sono le dita molto molto lunga. E voilà. E sono sottili, cioè è un ombretto cremoso che non fa assolutamente spessore. E questa è la cosa fantastica, perché con molta attenzione può essere utilizzato anche su una palpebra non più giovanissima. E la mia palpebra ha 43 anni. Non dimenticatelo. Mo c'è sta un'altra palette, Low Cost, che c'ha veramente i superpoteri, perché c'ha, eccola, penso l'avete riconosciuta, questa è la Fantasy di Lotti London, Laila Love per Lotti London, o Lotti London per Laila Love, vabbè, eccola qua. È stupenda questa palette, gente, è semplicemente meravigliosa. Le texture sono tutte funzionanti, questo matte si sfuma da solo, bam. Questo è davvero strano, perché è un satinato matte leggermente cremoso, va trattato con un pochino di attenzione, ma ci si può lavorare benissimo. Il fatto che sia luminoso, riflettente, non lo rende proprio adattissimo per essere un colore da intensificazione, ma questa è sicuramente una palette che ha bisogno di un supporto. Però vale enormemente la pena per queste texture qua, dei foiled cremosi che non si sono mai visti sul pianeta Terra. Andatevi a rivedere il video che ho fatto su questa cosa, perché sono, ecco, capite adesso che cosa intendo? Nemmeno gli swatch di Huda arrivano a questo con la stessa tipologia di formula. Cioè, questa non è che c'è superpoteri, questa è, non lo so, una divinità del Pantheon, altro che superpoteri, è ineluttabile. Come Thanos, questa è Thanos, la Thanos delle palette, pazzesca, 10 euro e avete questo, cioè, vi rendete conto? Andiamo ai jolly. Allora, come jollini ho di Huda Beauty, che avete visto bene, non ho messo nessuna delle palette grandi, perché sebbene io le ritenga delle palette molto valide, non le annovero tra quelle con i superpoteri, perché sinceramente ho preferito le altre scelte che vi ho inserito. Secondo me quelle sono veramente palette con i superpoteri per tutte le caratteristiche che vi ho descritto. La New Nude è una bellissima palette, ma rimane con uno schema colori limitatissimo, ci potete fare solo quello, e le texture foiled vanno trattate in una certa maniera. La Mercury Retrograde è una bella palette, i matte sono un po' difficilotti, alcuni leggermente secchi, gli shimmer sono tutti bellissimi, ma appunto è una palette che ha bisogno sì di supporto, ma anche lì ci potete fare solo look folli, non c'è nulla per poter fare magari un look naturale, perché le altre che vi ho fatto vedere, sebbene alcune hanno bisogno di supporto, ci potete anche creare dei look naturali, per cui sono palette da divertimento, ma non le considero con i superpoteri. Di Huda Beauty, secondo me, le più valide sono queste tre. Queste tre sono tre palette che per compattezza, schema colori, che consente di poterle utilizzare anche completamente da sole,
Quindi vi portate questa e ci potete fare più look solo con lei, senza portarvi altro. Idem per quanto riguarda questa, la Smokey, che è la più utilizzata in assoluto. E ora tra l'altro questo weekend devo partire e sono indecisa, sto cercando di portarmi un'altra palette, ma forse alla fine della pochette metterò come sempre questa, perché ci fate la qualunque cosa. C'è tutto quello che serve, idem la Topaz, lo stesso. Questa è una palette autonoma, anche lei, vi portate questa, è compattissima, sta in una mano e ci fate tutto. Queste tre sono quelle con la qualità più alta, quindi i matte sfumabili con un buon payoff e un'ottima durata e degli shimmer che davvero a volte anche da soli te fanno tutto il look. Quindi un colore nella piega, uno shimmer di questi e hai finito. Questo è quello che amo di più in assoluto. Wow, bobom! Ma io con quale esclamazioni me ne esco fuori? Comunque, eccolo qua. Questo è stupendo. La Smokey è la mia preferita perché comunque ha degli shimmer pazzeschi. C'è questo argento che... Che ve lo dico a fare, l'argento migliore sulla faccia del pianeta Terra. E oltre, ora ve ne swatcho un'altra da qui, così per par condicio ce le abbiamo tutte. Questa è dalla Mauve. E ti è pure questa, insomma, penso che la qualità migliore Huda l'ha messa in queste prime tre uscite. Poi, sei un po' seduta. Comunque queste sono veramente tre palette con i super poteri. Vi gioco l'ultimo Jolly High End, che è questa. Inutile che io ve ne continui a parlare, questa qui è una palette. Allora, è una palette che fondamentalmente io consiglio soprattutto a chi fa questo di mestiere, a chi fa il makeup artist, perché la pigmentazione è estrema, rasenta veramente l'impossibile, la durata è infinita del makeup, sono sfumabilissimi, ci sono tutte le tonalità che consentono di poter fare proprio lo sculpt dell'occhio, lo sculpt di fino, di precisione, sulle anche più piccole imperfezioni del viso, e le polveri sono ottime, burrose, setose, sfumabilissime, è una palette da avere sempre per la qualunque, per creare una buona base, una buona costruzione di un qualunque tipo di look, anche su tutto il viso, e una buona base di contour. Questa è proprio Wonder Woman. Ultimo giallino, low cost, ed è questa. Questa è un po' il parallelo, diciamo, delle piccoline di Huda, perché soltanto 4 cialde, ma sono le 4 cialde che servono. Questo è un quad che è stato fatto con estrema intelligenza da Astra, e questi quad si chiamano Quad Eyeshadow, la 02 Nude Spectrum è questa, e solamente la 02 Nude Spectrum presenta praticamente tutto: intensità, un color panna, un color champagne per andare a fare il punto luce sotto l'arco sopraccigliare o nell'angolo interno dell'occhio, questo a tutta palpebra, e avete già un look. E poi potete giocare, potete fare un look tutto completamente matte, potete fare un look contrastando questi due, potete fare uno smoky con questo, e divertitevi, gente. E poi questo rame rosato è qualcosa di pazzesco. C'ho ancora un po' di posto, ve lo faccio vedere qua, guardate qua, cioè guardate che scia che lascia, che pigmentazione, la burrosità come scorre e che bellissimi riflessi che ha tra il rosa e il ramato. Fantastico, 6,90 euro, e questo davvero ve lo mettete in pochette e ci potete fare tranquillamente anche tutta una settimana di vacanza, se non siete di quelle che devono pazzia, perché ci fate 4-5 look differenti. Finalmente il video si conclude qui, forse sono riuscita a fare un video abbastanza breve, lo scopriremo solo editando. Comunque spero che anche questo video vi sia stato utile, vi abbia divertito, vi abbia dato degli spunti, spero di non annoiarvi, che questa sarà un po' la settimana delle palette, perché sono in arrivo un altro paio di video con protagoniste le palette.
Però è il mio prodotto make-up, penso, preferito quasi in assoluto e credo che lo sia un po' di tutte noi. L'occhio, quando vediamo le palette, ci si fa sempre a cuoricino. Allora, fatemi sapere giù nei commenti quali sono le palette che voi considerate con i superpoteri, quali già avete, quali vi piacciono di più, chiacchiericciamo un po' di palette. Inoltre vi ricordo di andare a vedere anche i video della Betty e della Stefania, link in info box. Detto questo, io vi saluto, vi si ama a tutti quanti, vi si ringrazia a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video. Miau!